onorevoli, molto telegrafico anche perché la mia persona la vede sul territorio tutti i giorni e spero che 365 giorni l'anno, sempre a disposizione di tutti i cittadini e di coloro che vogliono dare il proprio contributo. Volevo solo sottolineare che mentre montava tutta la vicenda giustissima del malanno che affligge i nostri territori, che sono i luoghi e in particolare anche i siti inquinati che andrebbero bonificati e tante altre cose, le falde acquifere, ci sarebbe da parlare tantissimo, ma non è questa la sede. L'amministrazione e in particolare l'assessore all'ambiente, cioè il sottoscritto, non è stato con le mani in mano. Abbiamo creato un nucleo di polizia ambientale sul territorio, coordinato dal nostro comandante Gaetano Gorino, che prima di venire, solo per opportuna e doverosa conoscenza a tutti quanti voi, mi ha preparato un piccolo report solo dell'azione fatta nell'ultimo mese. Sono stati verificati quasi la totalità di tutti gli autoriparatori del territorio per mettere mano in maniera seria e sistematica al problema delle gomme. Per autoriparatori intendiamo tutti, cioè gommisti, officine meccaniche, carrozzieri, elettraudi. Sono state verificate solo nell'ultimo mese 11 ispezioni con reati penali, 4, sequestri, sanzioni amministrative 7, sequestri amministrativi 2, sequestri penali. E se vi può far piacere, sembrerebbe una battuta, ma la sensibilità ambientale a Caivano ha preso piede, si sta sviluppando, perché sembra assurdo, abbiamo trovato un autoriparatore che era tecnicamente un abusivo ma aveva la convenzione per lo smaltimento delle gomme. Sembra un controsenso e un'assurdità, ma questo fa capire come anche l'amministrazione sta facendo la sua parte sul territorio. Abbiamo messo mano immediatamente anche a quello che sono i materiali di risulta, dei lavori, quindi già da un mese tutte le scie, le DIA, tutte le richieste fatte al comune per fare piccoli lavori a livello domestico o un po' più grandi, l'ufficio tecnico comunale ha predisposto dei formulari affinché dopo i lavori la ditta deve obbligatoriamente certificare e portare lo scontrino dove ha deposto i materiali di risulta. Abbiamo messo su quello che sono i volontari ambientali, stanno iniziando sul territorio a pattugliare il territorio, ma soprattutto non facendo repressione, ma sensibilità, convincendo i cittadini a fare quella che è una cosa che dovrebbe essere una normalità, la raccolta differenziata, per evitare che si creino cumuli di spazzatura che possono essere di richiamo ad ulteriori sversamenti. Abbiamo bonificato due strade che erano totalmente abbandonate, via Lavarone, via Sant'Arcangelo, con costi di 100.000 euro, quindi non parliamo di cifre di piccola entità. Oltre all'ordinario ci stiamo attrezzando anche per lo straordinario. In che senso? Il territorio di Caivano è un territorio che ha 27 km quadrati da pattugliare. Sicuramente non lo si può fare con il numero limitato di vigili comunali, la cui età media ormai si aggira intorno ai 60 anni e il cui numero è assolutamente insufficiente, ma le leggi attuali ci costringono a non poter fare. Noi stiamo cercando in tutti i modi di elaborare dei sistemi per fare nuove assunzioni, ma è molto complicato. Abbiamo messo in programma per il 2013 comunque la possibilità di prendere dei vigili stagionali per rafforzarli, probabilmente saranno tra un numero di 20 e 30 unità. Stiamo quindi perseguendo l'irrobustimento del nostro comando di polizia urbana, ma abbiamo contemporaneamente iniziato, il nostro sindaco ha chiuso una convenzione, un accordo con il sindaco di Acerra per cercare di mettere insieme le nostre potenzialità per iniziare a fare un discorso sovraccomunale. Siamo stati presso i nostri carabinieri, che io ringrazio per la loro presenza e per la loro attiva presenza sul territorio. Difatti, grazie anche alla loro azione, posso darvi il dato comunicato ufficialmente
dai vigili del fuoco che negli ultimi 2-3 mesi c'è stato un completo tracollo dei luoghi nel nostro territorio di Chelane. Sono scesi in maniera vertiginosa. Oggi i luoghi sono fondamentalmente localizzati sul territorio del comune di Casoria e di Afragola, ma su Caivano, territorio di Caivano, non parlo di territorio limitrofi, c'è stato un grosso calo. Io ritengo anche molto dovuto alle forze dell'ordine che hanno messo a disposizione un'auto che gira sul territorio e salvaguarda un poco dal punto di vista ambientale questa situazione. Abbiamo preso contatto, perché stiamo percorrendo tutte le strade possibili, anche con i Rom, anche con il campo Rom abusivo che ultimamente si è posizionato sul nostro territorio, e addirittura, sempre può sembrare un'assurdità, sembrerebbe che i Rom abbiano deciso di sversare all'interno della nostra isola ecologica. Il problema è che non si può accettare un camion di ingombrante nell'isola ecologica da parte dei Rom, perché parliamo di quantità notevoli, per cui è iniziato un discorso, torno a ripetere, a 360 gradi su tutte quelle che possono essere le realtà territoriali che da parte del comune di Caivano possono essere controllate, anche i Rom. Infine abbiamo provato a percorrere anche strade molto oltre le nostre possibilità. Io personalmente ho contattato la ditta che ci farà il controllo satellitare per l'abusivismo edilizio per cercare di capire se tramite la loro strumentazione potevamo monitorare il nostro territorio e i territori limitrofi. Purtroppo la loro tecnologia non consente di rilevare piccole quantità di fuochi, perché a me serve soprattutto la prevenzione, perché noi dobbiamo cercare di evitare che si accendano i fuochi, non andarli a spegnere. La loro tecnologia non è capace di rilevare l'inizio dei fuochi, per cui abbiamo percorso un'altra strada, cioè abbiamo dato disposizione proprio la settimana scorsa ai nostri dirigenti di preparare un programma di cablaggio con fibre ottiche e copertura di tutto il territorio con una rete Hyperland, in modo che questo ci consenta automaticamente di posizionare telecamere con spese irrisorie spostate in qualsiasi punto del territorio in qualsiasi momento. Quindi stiamo andando dall'ordinario allo straordinario. Tutto questo non basta se non c'è la collaborazione delle associazioni, del senso civico dei cittadini e di ogni singolo caivanese e di chi al di fuori di Caivano collettivo, come si sta creando questo movimento che è trasversale su tutti i territori, perché il problema non è locale, come noi sappiamo si risolve a Caivano ma si sposta a 50 metri al confine adiacente. Per cui se anche grazie alla collaborazione di queste reti, torno a ripetere, il mio assessorato, la mia persona è a vostra disposizione tutti i giorni, in qualsiasi momento, per fare dei programmi coordinati insieme, io sono qua a disposizione di tutti. Grazie.